15 Barbera d'Asti Superiore. Questo vino deve il suo nome a Domenico, il padre mio e di mia sorella, che ci ha lasciato nel 2000, di qui anche la denominazione, il nomignolo anniversario, anche perché quest'anno sono anche 20 anni della nascita della nostra cantina, della Marco Bonfante. Barbera, 100%, affinata in botte piccole, in barrique, da 225 litri. L'annata 2015 è stata un'annata calda, ma non troppo. Il vino, l'uva, aveva raggiunto un'ottima maturazione e grande frutto, con una bassa acidità, una acidità non molto alta. Nel bicchiere si presenta di colore rosso granato intenso, riflessi violacei ancora. Il naso molto complesso. Sentiamo la classica ciliegia marasca della Barbera. Prugna secca. Un po' di more. Fieno, pepe nero. Questo vino ha passato 14 mesi in barrique da 225 litri, dopodiché è stato imbottigliato e adesso oggi ha già più di 3 anni di bottiglia, quindi è aumentata la complessità, una grande finezza, una grande eleganza. Assaggiamolo. Il vino è secco, molto rotondo, una leggera tannicità che aggredisce e colpisce la lingua, ma senza essere invadente. Molto frutto, molto lungo, complesso. Abbiamo anche sentori di tabacco. Molto balsamico. Un vino che si accompagna non solo ai pasti, ma al momento ritengo che possa essere un ottimo vino d'accompagnamento a fine di una cena con gli amici, ancora a spiluccare qualche formaggio e a continuare a bere un vino che si lascia bere, che non è esageratamente corposo, che ha un buon volume, una buona struttura, ma è molto elegante, una grande facilità di beva nonostante la struttura. Come alcol siamo intorno ai 14,5 gradi. Che comunque non si sentono, veramente grande equilibrio tra struttura, acidità e grado alcolico. Alla salute!